Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi ringrazio la mia aiuto regista, mia moglie, che è protagonista di questo video. Perché? Perché mi ha detto: ascolta, io ho tante cose sul mio comodino, tante cose tecnologiche delle quali la sto riempendo, però di base mi manca qualcosa che mi aiuti quando magari ho bisogno di una piccola luce per poter anche vedere le cose più banali intorno al comodino. Ed è per questo che abbiamo scelto lampada dimmerabile da comodino della Meros. È una lampada RGB, può riprodurre tutti i colori che volete, può essere dimmerabile, quindi questo vi consente sia da app sia da comando vocale con la nostra assistente vocale di Amazon dimmerare la luce. Per chi non sapesse cosa vuol dire dimmerare, vuol dire abbassare, aumentare la luminosità e quindi darvi la possibilità magari di impostare una sveglia e far sì che questa sveglia venga accompagnata dalla luce che piano piano si va a creare dalla lampada da comodino, magari con un'intensità sempre più crescente, simulando anche l'alba. Ma questo qui poi ne parleremo in un altro video. Adesso andiamo a fare il nostro solito unboxing, ci saranno sicuramente poche cose da tirar fuori, e poi vediamo la configurazione. Ma prima di tutto questo, non vi lancio la sigla perché ve l'ho già fatta vedere prima, e quindi procediamo con l'unboxing. Apriamo la scatola. Le scatole della Meros si presentano veramente bene, mi ricordano tanto di un'altra marca blasonata con la mela mossicata. Vi ricorda niente? Sì, io sono un eppoliano, quindi... No, a parte gli scherzi, la confezione mi piace veramente tanto. Si vede che hanno cura di una presentazione dei prodotti di un certo tipo. All'interno della confezione troviamo la lampada, naturalmente. Non è di grandissime dimensioni, ma stiamo parlando comunque di un prodotto da 26,50€, acquistabile tranquillamente su Amazon. Ve lo dico già adesso, vi metterò qui sotto il link in descrizione. Abbiamo il cavetto USB con jack. Infine, cosa non da poco, la famosa USB presa 220 da poter collegare all'alimentazione. Dopo aver visto che cosa c'è all'interno della confezione, possiamo partire con l'installazione. Per prima cosa andiamo a collegare l'alimentazione. Inserite l'alimentazione nella parte bassa della lampada. C'è un incavo, fate passare il cavo e lo appoggiamo. Inserite l'USB nella presa 220 e colleghiamo l'alimentazione alla lampada. Prima impressione, sicuramente dalla fotocamera non rende, devo dire che è una buona luminosità. Forse così rende un po' di più. Giustamente la mia assistente, la mia aiuto regista mi ha detto: spegniamo la luce di contorno, e come vedete per un comodino, per la camera da letto la sera di solito che è buio, va più che bene. Tenete presente che poi è dimmerabile, quindi, e poi avete la famoso RGB con tutti i colori a disposizione. Partiamo con la configurazione. Ma un attimo, prima di tutto questo mi serve, lo schermo del cellulare, perché sennò non vi posso far vedere come fare. Ok, adesso possiamo partire. Per prima cosa andiamo a scaricare la app della Meros, quindi o in Google Play o nel Play Store. Andate a cercare la app Meros. Una volta scaricata la app di Meros, se non l'avete già, dovete iscrivervi, quindi inserite tutti i dati che vi richiede, create il vostro account, dopodiché entrate, questa è la home page. Come vedete ho già un dispositivo connesso con Meros e devo dire che mi trovo veramente bene. Sono le famose strisce LED che avevo messo in cameretta da mia figlia. Comunque, andiamo in più in alto a destra ed aggiungiamo il dispositivo. Clicchiamo su Smart Ambient Light, ci dice naturalmente di collegare il cavo di alimentazione come vi ho fatto vedere prima, noi lo abbiamo fatto quindi possiamo proseguire, e di verificare che il LED nella parte anteriore del prodotto lampeggi. Il prodotto lampeggia lentamente, questo vuol dire, letto sul manuale di istruzioni, che è in modalità di pairing, quindi sta facendo la ricerca. Prosegui. Versione non HomeKit. Qui adesso andiamo a dargli l'impostazione del Wi-Fi. La configurazione di Meros ci porta alle impostazioni del Wi-Fi, in modo tale che connettiamo direttamente tramite il cellulare la lampada al nostro modem, quindi la selezionate la rete. Una volta che l'ha trovata, come vedete è semplice, il nome è quello, torniamo nelle impostazioni del Wi-Fi, connesso con successo. Questa è la differenza di Meros con tante altre case che vi fanno impazzire nel momento in cui dovete fare una connessione. Come potete vedere qui nello schermo è venuto fuori che il prodotto è stato trovato.
Adesso dobbiamo dare il nome al dispositivo. Invece di chiamarlo luce della camera da letto, perché sennò ogni volta che parliamo con la nostra assistente vocale di Amazon, dire tutto quel nome, facciamo Natale, lo chiameremo semplicemente comodino. Possiamo personalizzare la nostra icona. Io direi che quella che hanno messo loro va benissimo, quindi facciamo prosegui. E qui c'è la connessione vera e propria col nostro modem. Inseriamo la password e ci vediamo dopo. Inserita la password, come potete vedere, la lampada ha effettuato dei lampeggi che vi avverte che è stata trovata e configurata, viene fuori il pop-up sul cellulare e in più vi dice fatto. E batteria scarica, perché naturalmente io devo fare il video e potevi mettere sotto carica il cellulare. No, ma va, meglio improvvisare. Vabbè, passatemi questa, dai. Andiamo a vedere un po'. Diamo fatto ed ecco qua, comodino. Possiamo accenderla e spegnerla. Entriamo all'interno e vi faccio vedere, è possibile dimmerare la luce, vedete? Quando io sposto il cursore, lei lo fa immediatamente a muoversi, mentre invece ci sono alcuni prodotti che mentre sposti il cursore rimangono con quell'intensità, ma nel momento in cui voi andate a spostarle e rilasciate, allora lì vi dà la percentuale di dimmerazione sulla lampada, mentre invece è una cosa intelligente vedere in diretta quanto avete dimmerato la vostra lampada. Possiamo modificare l'intensità del colore se lo volete come luce fredda o luce calda. Spenta la luce che ci dava un po' più fastidio per farvi vedere com'è l'impostazione, com'è la luminosità di questa lampada, anche se sono sicuro che non renderà al 100%. Torniamo a vedere cosa si può fare. Quindi in questa impostazione qui della lampada da comodino, su questo cerchio potete impostare se volete luce fredda o calda. Possiamo andare nel menu in alto colore e qui, come potete vedere, si va già a modificare. Io ruoto sul cerchio e in concomitanza stanno cambiando i colori. Posso sempre dimmerare anche questi. Se andiamo nelle impostazioni della lampada, intanto possiamo modificare la foto che abbiamo messo in alto, il nome del dispositivo, LED, come potete vedere qui nell'immagine, se io la disabilito il LED frontale è meno intenso, se vado ad abilitarlo avrò un'intensità maggiore del puntino. Manuale dell'utente, poi naturalmente ci sono tutte le impostazioni del wifi, del software, dell'orario, eccetera eccetera, cose che comunque in questo momento a noi non servono assolutamente a nulla. E poi abbiamo accendi e spegni la luce. Naturalmente torniamo all'impostazione bianco, magari la mettiamo leggermente più calda. Adesso ci manca da farla riconoscere alla nostra assistente vocale. Procediamo sull'applicazione. Entriamo nella app della nostra assistente vocale, dispositivi. Ha trovato dei dispositivi, comodino già configurato, eccolo. Ed ora da qui vi farò vedere che potete già utilizzare la vostra lampada anche con questa applicazione. Quindi acceso e spento. La luminosità, vedete quello che vi dicevo prima? Io muovo il cursore ma non diminuisce la luminosità. Se adesso io lo porto al 45% e al 46% la lascio e allora inizia a dimmerare. Cosa che invece, come avete visto, nell'applicazione di Meros avviene in maniera immediata. La teniamo al 100%. Da questa parte possiamo andare a divertirci con tutti i colori che ci sono a disposizione. Torniamo indietro e poi una cosa invece molto interessante da questa applicazione è la possibilità di creare direttamente una routine. Ma quello della routine lo vedremo in un prossimo video. Altra cosa, possiamo creare routine. Vi ricordate quella routine che avevo creato con l'aiuto? Se voi dicevate quella frase al nostro assistente vocale, questa faceva partire i pop-up sul cellulare, gli avvisi, dava anche l'annuncio che c'era qualcosa che non andava. Beh, adesso ci possiamo inserire anche imposta la luce rossa sulla luce del comodino, cosa che potete fare poi con tutte le lampade di casa vostra. Anche questo poi magari faremo un altro video e andremo a vedere come poter utilizzare in altri modi la nostra lampada. Non ci resta che fare la prova. Quindi, accendi comodino. Comodino bianco. Comodino 100%. Prezzo di questa lampada 26,99 € su Amazon, vi lascio qui sotto il link in descrizione e io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!